Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi andremo a sfidare, o meglio a risfidare, Misty e a prendere un nuovo Pokémon nella nostra squadra. Nella scorsa parte avevamo battuto Sabrina. Infatti, vediamo un po' se possiamo andare qui a vedere le nostre medaglie. Ecco qui, abbiamo 4 medaglie su 8 a Kanto. Siamo più o meno a metà regione per quanto riguarda Kanto. E insomma, abbiamo anche 28 Pokémon nel Pokédex, quindi niente male, stiamo procedendo anche da quel punto di vista. Ora possiamo proseguire. Prima di tutto andiamo a prendere Prime. Guardate, anche nello sprite è incazzato. Sì, prendiamo Prime con noi. Ecco fatto. No, non voglio dargli il soprannome. E andiamo subito a vedere di cosa si tratta, a che livello è, che mosse ha e che abilità e statistiche ha. Anche che natura, ovviamente. Sono molto curioso di vedere questi Pokémon iconici. Ecco fatto. Organize. Guardate tutti i Pokémon che abbiamo catturato finora. Eccolo qua. Vital Spirit come abilità. Non ha strumenti. A livello 26, quindi niente male, direi che lo prendo al posto di Krabby. Takes plenty of siestas, ovvero prende, fa molti sonnellini. Allora, Relaxed Nature. Relaxed Nature, cos'è che fa ad aumentare la velocità e diminuisce la difesa? Credo. Aspettate, perché non mi ricordo mai quale dei due viene aumentato e quale dei due viene diminuito. Ok, il rosso viene aumentato e il blu viene diminuito, che è un po'... in controtendenza, solitamente il rosso è una cosa negativa e il blu positivo, però al contrario, quindi il rosso viene aumentato mentre la difesa diminuisce la velocità. Un po' una merda per quanto riguarda la natura di questo Primate, però ce lo prendiamo comunque. Diamo un'occhiata alle mosse. Allora, Trash che è colpo, che è un'ottima mossa, Scratch che è graffio, Mega Calcio e Movimento Sismico. Ok, anche delle buone mosse, direi di prenderlo. Ecco fatto, al posto di Krabby. Lasciamolo giù Krabby e direi di lasciare i Pokémon iconici di Ash nel box qui 56, che potremmo anche magari rinominare. Ecco fatto. E rinominiamolo con Ash. Allora la H è qua. Come si fa lo spazio con... Ok, così. Ash... Ma Ash e basta, dai, non c'è bisogno di mettere qualcos'altro. Tanto a noi va bene così. Ecco fatto, i Pokémon di Ash sono qui. Quelli che lui ottiene anche nel cartone animato, mentre gli altri che ci serviranno per il Pokédex li lasceremo qui. Magikarp, se non sbaglio, Ash non lo compra mai, quindi lasciamolo qui dentro. Nel box a caso. Ok, ora siamo pronti per andare a sfidare Misty. Direi di mettere davanti Bulbasauro. Ecco fatto, per allenare un po' lui. Dovrebbe riuscire a battere qualche Pokémon di Misty, eh? Ecco fatto, andiamo. Eccola lì, pronta. Misty, stai andando ad Azzurropoli anche tu? È una bellissima città, piena di negozi ed opportunità. Oh, ci stanno andando per la palestra? Beh, avrei dovuto capirlo. Bene, possiamo avere allora una battaglia di pratica? Una lotta di prova? Eccoci qua. Siamo sfidati dall'allenatrice Misty, che manda in campo Goldeen a livello 28. Ok, livello 28, quindi due livelli sopra di noi. E usa agilità. Noi però usiamo Seed Bomb, che le facciamo abbastanza male. Altra agilità, perfetto, quindi non ci fa assolutamente nulla Goldeen. E ci dà però anche pochi punti esperienza. Lasciamo in campo Bulbasaur finché resiste. Ok, Comete ci può fare abbastanza male perché è un danno fisso, se non sbaglio. No, Comete è una mossa non missabile, ma non ha un danno fisso, se non ricordo male. Ok, azione di Starmie non ci dà alcun problema. Water Gun, dovremmo riuscire a reggerla, perfetto. Questo ci darà molti punti esperienza su Bulbasaur. Perfetto, livello 27. Sintesi, ma direi proprio di no, grazie. E rimane in campo Stario. Non cambiamo Pokémon. Però andiamo a curare Bulbasaur. Super pozione. Ecco fatto. Ok, sarebbe forse morto con quell'azione.
Quindi noi l'abbiamo curato ed ora prendiamo i punti esperienza anche di Stario. Perfetto, sta per mandare in campo Orsim, lasciamo Bulbasaur. Ok, bolla non ci fa assolutamente nulla. Mentre noi con Seed Bomb lo tiriamo giù. Altro livello per Bulbasaur. Grr, how dare you, come osi. Oso. Ora che mi dici? Buona fortuna con la tua palestra. È incazzata, eh? Sei incazzata? Classic Misty. Allora, che da Zuropoli abbiamo Gary. Guarda un po', era un po' che non lo incontravamo. Vediamo cosa ha da dire. Come sta andando, Glacial? Cosa? Hai solo 4 medaglie. Che perdente. Io ne ho già 5. E quanti Pokémon hai? Non è nemmeno lontanamente vicino a quanti ne ho io. You'll never catch up to the legendary Gary Hawk. Non raggiungerai mai il leggendario Gary Hawk. Ci vedremo più tardi. Ok, Gary, tutto a posto. Entriamo nel centro Pokémon e iniziamo ad esplorare Azzurropoli, in questa parte direttamente. Ecco fatto. Allora, le cose interessanti di questa città sono questo tizio qui, che ci insegna Covet. Cos'è Covet di preciso? Non me lo ricordo, andiamo a vedere. È comete? Ah no, è furto. Ok, è furto. Non ci interessa, grazie. Give up learning Covet, yes. Non ci interessa insegnare furto ai nostri Pokémon. Qui sotto c'è il casino, classico casino, in cui possiamo tra l'altro ottenere tutti i Pokémon che vogliamo, tutti i Pokémon che ci sono qui, e più avanti nella storia, quindi non c'è bisogno di stare qui a farmare. Dratini e Scyther li potremo ottenere nella zona Safari e Porygon più avanti, quindi non c'è problema. Mentre questi premi... Puoi farmi vedere i premi per favore, grazie. Sono buoni, Miracle Seed è buono, Charcoal è buono, Mystic Water è buono, Yellow Flute è buono. Però li potremo probabilmente ottenere più avanti. Charcoal tra l'altro l'abbiamo già, che è la carbonella che abbiamo dato a Charizard. Ok, qui abbiamo un Eevee, che possiamo prendere con noi. Sì. No, gli diamo un soprannome. Dietro ad Eevee c'è uno strumento nascosto, Pipiap. E questo Eevee, tra l'altro, è particolare perché, andiamo a vederlo, ha l'abilità segreta, l'abilità nascosta di Eevee. Eccoci qui. Allora, Summary. Eccolo qui. Abilità anticipazione. Ha comete, morso, copycat e... non mi ricordo la sua traduzione in italiano. Però mi sembra che sia Speculmossa. E Celebrate. Non so cosa faccia questa mossa, sinceramente, ammetto la mia ignoranza. Mettiamolo nel box dei Pokémon di Ash. Dato che è palesemente un Pokémon iconico, dato che lo troviamo in quel modo. Anche se io sinceramente non ricordo di Ash che abbia un Eevee. Vabbè, dettagli. Qui cosa c'è? Ah, un ragazzo che ci dà frustrazione. E qui sotto troviamo uno strumento. Un etere. Perfetto. Andiamo un po' a vedere queste casette. Ok, questo è l'hotel. Niente di interessante qui. Qui vediamo un po'. Un vecchio che ci dice... Niente, ci dice che è fortunato con le slot machine. Non ce ne frega assolutamente nulla. E qui abbiamo lui che ci dà il coin case per poter giocare, per poter ottenere i gettoni. Come al solito, come anche in Pokémon Rosso Fuoco. Ok. Allora, qui è recintata. In Pokémon Rosso Fuoco saremmo potuti passare. Qui abbiamo il centro commerciale, direi di andarci. Perché... Allora, qui vendono le stesse cose di sempre, però se non sbaglio al terzo piano lei ci può insegnare qualcosa, o forse no. Ok, questi stanno scambiando, non ci interessa. Andiamo forse un po' più su. Ok, qui no. Andiamo ancora un po' più su. Forse era al secondo piano, l'ho mancata. C'è una ragazza che ci insegna una mossa. Niente da fare qua.
Ok, va bene, grazie per la spiegazione. Saliamo ancora. E qui abbiamo i distributori, ok. La ciccia che è assetata. Funziona come nei Pokémon normali. No, basta, non voglio continuare a prendere. Ok. E una lemonade. Possiamo darle. No, non possiamo darle i. Non possiamo darle appunto le bevande per ottenere delle TM, delle MT. A questo punto possiamo scendere e vedere se la ragazza è dall'altra parte. È in un piano magari inferiore al secondo piano. Forse lei? No, neanche. Niente, allora mi sono evidentemente confuso. Ok, lì sotto c'è la palestra con il vecchio guardone, che faremo nel prossimo episodio, perché adesso andiamo ad esplorare il centro commerciale, cioè meglio il casinò. Ok, voi cosa fate? Questo è un gioco, ok. Va bene, non ci interessa. Non abbiamo abbastanza carte, appunto, per giocare. Questi ci sfidano. Possiamo comprarle qui? Nope. Possiamo comprare dei gettoni, ma anche no, grazie. Ludopatia, portami via. Eccola qua, la lotteria è interessante invece. Would you like to check today? Yes. Ok, abbiamo vinto la Ultra Ball, perfetto. Card Shop. Possiamo comprare le carte dei Pokémon che abbiamo catturato. Forse vale la pena magari comprarle tutte? Essere dei completisti? Però ci sono delle carte che costano davvero tanto. Compriamo Caterpie, che tanto vale uno. Ah, però non vengono. Ok, non vengono eliminate. Quindi ne potreste avere molto più. Ne potreste avere più di una, non è una roba molto da collezionisti in realtà. Anche perché non ti dice quali hai, immagino. Io se vado nella mia bag, non penso che mi dica che carte io abbia. Quindi no, lasciamo perdere questa cosa, è orrenda. No, grazie. Lì potremmo giocare anche alle slot machine, ma non è una cosa di nostro interesse. Andiamo a vedere qui dentro cosa c'è. Ok, classica casetta di Pokémon Rosso Fuoco. E da questa parte. Oh! Da questa parte c'è il Pokémon Number One Grand Prix. Che faremo nel prossimo episodio? Perché questo finisce qui. Abbiamo esplorato praticamente in tutto e per tutto Celestopoli. Mancano solo la palestra e il Pokémon Grand Prix. Nel prossimo episodio faremo il Pokémon Grand Prix. E nel prossimo ancora faremo la palestra. Così almeno è tutto bello ordinato. Grazie per aver seguito questo episodio. Io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.